Ciao dal mio Ricky, oggi voglio parlarti di quando durante la giornata o in certi periodi a te stesso da dentro dici basta, ma non ne posso più, ma è possibile che sempre a me, e poi sempre le stesse cose, ci cioè, mi hai fatto caso, e proprio ti incavoli quasi con te stesso perché ti capitano sempre quelle stesse cose, che proprio odi, ma non le vuoi più, via 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 dalla mia vita. Beh, oggi ti spiego semplicemente una meditazione col quale incominciare a lavorare su queste cose che continuamente ti capitano e che ti danno fastidio e che non portano beneficio, pace, serenità e felicità alla tua vita. Innanzitutto devi sapere che noi siamo come delle calamite, quindi ciò che ti capita, te l'avranno già detto in tanti, te lo ripeto anch'io, ciò che ti capita è perché lo hai attratto tu, hai una vibrazione in risonanza inconscia naturalmente, di cui non ti rendi conto, che attira verso di te questi fatti, questi accadimenti, e quindi poi che fare quando sono arrivati? Vanno risolti. Ma per evitare, diciamo, di avere sempre di ricadere, perché magari pensi che hai risolto la cosa, ma dentro di te è rimasta. Allora, per evitare tutto questo, ti insegno veramente una piccola meditazione che sarà l'inizio del tuo processo di miglioramento e di cambiamento. Questo naturalmente è solo l'inizio, poi, per esempio, in un corso Reiki di primo o secondo livello vengono spiegati bene come fare queste meditazioni e questi processi. Io parlo di Reiki, ma se a te non interessa Reiki e stai ascoltando solo questo viso così, questo, scusa, questo video per interesse, beh, ci sono comunque altre tecniche molto belle e anche molto incisive che ti possono aiutare. Io faccio Reiki, quindi parlo di questo. E qual è questa meditazione? Beh, innanzitutto devi immaginare che dentro di te ogni tua caratteristica, ogni tuo genere di emozione ha come un punto di riferimento che è un omino. No? C'è chi dice che chiama tante personalità, noi lo chiamiamo un omino, sai come quello dei cartelli stradali, no? Tutto quello nero un po' strano così. Ecco, tu devi immaginare che hai dentro di te tantissimi di questi omini, che vengono creati da cosa? Dai tuoi pensieri inconsci o dai tuoi pensieri quotidiani, che vengono create, che avevi già per chi crede nelle reincarnazioni, da vite precedenti, che quindi un po' ti ostacolano in questo momento il tuo cammino. E allora cosa fare? Bene, mettiamo che incontri sempre un certo tipo di persone e ti fa venire sempre quel certo tipo di emozione, di rabbia particolare, e la vuoi eliminare perché noti che proprio ti fa male. Allora che cosa farai? Semplicemente ti metterai in una posizione comoda, inizierai un po' a meditare, a rilassare i pensieri, ad acquietarti, e poi semplicemente penserai a quella emozione e dovrai sentire nel tuo corpo dove è? Il corpo te lo dirà come un segnale, un fastidio, non so, un piccolo dolorino. Ok, allora adesso ti faccio un esempio. Mettiamo che io penso quella cosa e dico, ah, però mi tira la spalla, non va mica bene. Allora vuol dire che nel mio corpo l'omino è qua, di quella rabbia o di quella situazione, il mio omino è qua. E cosa faccio? Semplicemente io ho fatto la mia meditazione, semplicemente metto la mano sulla spalla, ok? E immagino di immettere luce dentro di me e che dal mio cuore, la luce entra, va nel mio cuore, lungo le braccia vanno qua sull'omino. E l'omino viene come disintegrato, sembra brutto, ma bisogna fare così, non c'è altro sistema. Noi ci possiamo sparare, però viene disintegrato da questa luce che tu hai mandato, e stai finché non senti più questo fastidio, ok? E questo è il semplice metodo per iniziare naturalmente questo processo di disintegrazione degli omini, e dovrai farlo tutti i giorni finché questo omino non comparirà più. Non basta una volta sola, in più dovrai stare, non lo so, il tempo appunto finché non senti più il dolore, però generalmente sono minimo 20-30 minuti. Proprio in silenzio immagini che vieni che scenda una luce su di te, va nel cuore viene riportata lungo le tue braccia e la metti qua. E così, se si può sulla pancia, sul cuore, è uguale, uguale anche sulla testa. Se senti sulla testa è uguale, nella testa, nel cuore, torna su e nelle tue mani. E così ascolti
Ascolti finché, mettimi la mano finché il tuo omino non se n'è andato, l'hai disintegrato, ma non c'è neanche la polvere. La polvere è andata alla luce, è andato via tutto. E lo fai tutti i giorni finché non ti sentirai meglio. E questo è naturalmente un lavoro continuo perché abbiamo tantissimi omini. Però inizia con un omino, quella cosa che ti dà più fastidio in questo momento. E poi quando noterai i miglioramenti, beh, potrai cambiare omino. Naturalmente tutto questo va condito, diciamo così, con una continua meditazione giornaliera e con una continua osservazione dei propri pensieri. Perché se tu ammazzi l'omino della rabbia, ma poi lo fai rinascere col tuo pensiero, beh, hai fatto un lavoro inutile, no? Questo lo capisci. Quindi sì, questo lavoro, ma anche sì, presta attenzione ai tuoi pensieri. E quando te ne accorgi, va bene, cancella, cancella, mandalo via questo pensiero, fa niente, dai, è arrivato oggi, va bene, dai, via, vai, non trattenerlo, lascialo andare, se non lo trattieni non potrà crescere dentro di te. Prova questa meditazione, lasciami un commento se ti è piaciuto questo video, se pensi che possa essere utile questo video, condividilo pure, lascia anche pure un bel mi piace e se invece sei sulla via del cambiamento, vuoi proprio fare un salto nella tua vita. Proprio cambiare perché senti che basta, hai dentro di te tutta questa cosa e basta, basta, non se ne può più. Beh, dai, Reiki può essere la strada giusta per te. Vai sul mio sito myreiki.com, lì trovi passo passo come iniziare questa disciplina spirituale, appunto, per conoscere meglio se stessi, per togliere queste cose, per avviarci verso la felicità o per diventare ancora meglio delle calamiti alla felicità e quindi attrarla a noi. In fondo quello che vogliamo è questo, vivere sereni e felici. Per oggi è tutto. Dai, osservati, medita, lavora, fai un bel lavoro su di te e vedrai sicuramente i cambiamenti. Alla prossima.